Beppe di Benedetto Quintet nasce circa nell'anno 2007 per dare forma alle composizioni originali che avevo scritto in quel periodo. Già da allora l'intenzione era quella di seguire la tradizione ma cercare una nuova strada, un nuovo punto di vista. Dopo qualche anno è nato See the Sky, prodotto da TRJ Records nel 2011. Abbiamo fatto molti concerti con See the Sky e progressivamente il nostro stile si è profondamente modificato. La formazione definitiva del Beppe di Benedetto Quintet è circa del 2012. È costituita da Emiliano Vernizzi al sassofono tenore e soprano, Luca Savazzi al pianoforte, autore tra l'altro di alcuni brani dei dischi che abbiamo fatto, Stefano Carrara al contrabbasso, Michele Morari alla batteria. Condividiamo musica, ma abbiamo condiviso insieme anche tantissimi momenti di vita. In questi anni, dopo tanti concerti e tante prove, siamo riusciti a far coesistere i nostri stili e li abbiamo messi a disposizione del gruppo e della musica. Dopo See the Sky ho sentito forte l'esigenza di spingermi avanti e volevo trovare uno stile che valorizzasse ancora di più il quintetto e i singoli musicisti. Da allora ho ascoltato tantissima musica, dall'avant-garde newyorkese al jazz norvegese, i suoni delle SEM, tantissimo jazz italiano che adoro. Ho ripreso i miei studi di armonia classica, il canone e la fuga. Ho studiato tantissima tecnica sul trombone e ho cercato ancora di più il mio stile personale sull'improvvisazione. La stessa cosa hanno fatto i ragazzi del quintetto. Da questi atteggiamenti è nato Another Point of View. Another Point of View è figlio della contemporaneità e del jazz che si suona oggi nel mondo. Ci sono le nostre influenze, ma c'è dentro anche la storia della musica. Il canone, la fuga, Bach, Beethoven, piuttosto che Kenny Wheeler, Miles Davis, Charles Mingus, il Dixieland. Volevo che i contenuti del disco non fossero soltanto musicali. Avevo bisogno di sentire all'interno anche una specie di messaggio filosofico. Stiamo attraversando un momento difficile da un punto di vista economico, ma soprattutto culturale. Quindi sono fermamente convinto che bisogna cambiare le prospettive, trovare un altro punto di vista. Ho sempre amato la musica descrittiva e a programma e amo l'arte concettuale. In Another Point of View ogni brano descrive un momento, una situazione, uno stato d'animo. Volevo che i temi dell'album fossero strettamente legati fra loro, così come il concept grafico. Ho chiesto ad un carissimo amico, Otello Pagano, un bravissimo pittore concettuale, di realizzare un quadro che sarebbe poi diventato la copertina del disco. È riuscito nell'impresa difficilissima di concettualizzare un altro punto.
punto di vista. Il brano Another Point of View è la title track del disco e ne rappresenta il manifesto ideale. È un brano in divenire, accadono sempre cose diverse, non ci sono ripetizioni. Questo sta a indicare la volontà di iniziare un percorso, di percorrere una strada, di andare avanti, senza ripensamenti. Autumn è stato scritto da Luca e rappresenta appunto la stagione autunnale con i suoi chiaroscuri, ben evidenziati nella scrittura. I momenti di improvvisazione sono affidati a Luca ed Emiliano. Continuano a giocare col tempo, continuano a giocare con l'armonia, entrano, escono, si rincorrono, si passano la palla di mano in mano. Il brano successivo è My Bright Place, il mio posto luminoso. Questo luminoso sta a indicare la semplicità, ma non la banalità. Infatti nel brano ci sono tempi composti, cambia continuamente andamento ritmico ed è molto basato sul gioco della tema e variazione. Il tema cambia continuamente, una piccola cellula melodica che continua a modificarsi. A un certo punto ecco arrivare anche la fuga. C'è un momento in cui il tema viene ripreso ed esposto attraverso questa tecnica meravigliosa. DnB sta per drum and bass, descrive la parte più di pancia dell'uomo. In apparenza è il brano più mainstream. Nei momenti di improvvisazione diventa più moderno. Invece Camaleonte è il brano più sperimentale. Il tema, sempre presente, cambia continuamente, proprio come un camaleonte. Sta a indicare la necessità di modificare le proprie abitudini per meglio adattarsi all'ambiente. C'è un larghissimo uso del contrappunto e del canone e di armonie quartali. Medium Density descrive la quiete dopo la tempesta, calmo, vellutato, morbido. In questo brano ho suonato il bombardino. Nonostante gli accordi molto lontani fra loro e la forma irregolare, l'andamento è molto delicato. Infine, Space Time Travel è il brano che descrive la creatività dell'artista. Due note danno il là alla composizione, si trasformano, si completano con lo scorrere del tempo. Il momento creativo è anche un momento di caos, in cui l'artista mischia gli elementi, quasi come uno stregone. Alla fine di tutto questo processo arriva il brano, arriva la melodia definitiva del brano. Come abbiamo visto, Another Point of View è un disco concettuale.
abbiamo voluto trovare un'altra strada che prendesse in considerazione la storia, la tradizione, la contemporaneità e le nostre individualità. Buon ascolto.